Eccoci, buonasera, ben ritrovati, uh, benvenuti di nuovo a chi si è unito adesso, ben trovato, siamo alla terza, terza fase, al terzo momento di questo intenso pomeriggio dedicato al, alla crisi ambientale, al riscaldamento climatico e a questa domanda, uh, attorno alla quale stiamo discutendo da un po' di tempo, tutto il pomeriggio, cioè se la guerra e l'instabilità geopolitica, eh, come interagisce diciamo con l'ambiente la, con, con la crisi ambientale allora eh, l'ultima fase è un dialogo tra me che ho curato questo pomeriggio e Shaul Bassi che adesso vi presento eh, brevemente e voi vi chiederete perché hai scelto mi chiederete perché ho scelto un grandissimo esperto di letteratura inglese che ha scritto libri molto belli su Shakespeare eh, esperto di studi postcoloniali, lavora a Venezia eh, per discutere di ambiente, perché? <ride> <ride> vediamo se in 60 minuti, ma sono sicuro che riusciremo a spiegare perché. In realtà è una motivazione molto, molto rilevante, ma la dico tra pochi minuti perché eh, Shaul è, insieme con alcuni suoi colleghi, il protagonista di un, di un esperimento, di un progetto molto bello che io gli invidio molto, dovremmo farlo anche noi all'Università di Padova di um, Environmental Humanities quindi di, di, di studio di come le scienze umane possono riflettere, e discutere sui temi ambientali quindi la prima domanda che ti faccio è proprio legata a questo progetto, però te la faccio lanciandoti qualche spunto che riprendo da quello che abbiamo discusso fin qui mm, ti butto lì qualche scena vediamo se riesci a metterle insieme qualche tre anni fa sì, era poco prima della pandemia, tre anni fa mi è capitato di fare una conversazione con Piero Angela che tra l'altro approfittiamo per ricordare con grande affetto e gratitudine, eh, discutevamo di questi temi. A un certo punto Piero eh, si mette lì e fa un conto, dice ma quando è stata la prima trasmissione che ho fatto parlando di climate change? Si è messo a scartabellare in tutto il suo archivio, salta fuori 1973. Poi l'abbiamo anche recuperata e c'è lui, giovanissimo, in bianco e nero, che parla con un... L'abbiamo eh, detto prima che i dati ovviamente sono cambiati tantissimo. Però era una trasmissione di mezzo secolo fa esatto e si discuteva di riscaldamento climatico, di innalzamento dei mari. Di... E giustamente ci siamo guardati negli occhi e lui mi ha detto: eh, Abbiamo sbagliato qualcosa, perché se è da mezzo secolo che stiamo parlando di queste cose e non abbiamo, siamo stati capaci di incidere su opinione pubblica, e gli ha detto: Piero, sì, tu hai fatto il possibile, ma evidentemente c'era un problema più profondo. 50 anni dopo, altra scena, è stato ricordato prima da Elisabetta Tola, l'ecoansia che c'è in moltissimi nostri ragazzi. Eh, a me sta succedendo in particolare, in di Padova, una cosa che mi colpisce molto, molto preoccupante, non era mai successo prima, da sei mesi, da un anno a questa parte, dopo diciamo la prima ondata pandemica, tra il 20 e il 21, comincio a ricevere delle mail, delle lettere di studenti, sono dei ragazzi, delle ragazze giovani, di solito sono agli ultimi anni dei licei o i, il trienni universitari. Che mi dicono: Guardi professore, io grazie per il lavoro che fa di divulgazione, però qui non ci ascolta nessuno. Io tra un po' vado anch'io in tangenziale a bloccare il traffico e a buttare le cose nei musei. Eh, che consigli mi dà? E io non so cosa dire a sti ragazzi, perché eh, <ride> voglio dire. Le motivazioni che mi adducono no, per, per, quest per questa loro disperazione di non essere ascoltati sono ineccepibili e ovviamente sono molto in imbarazzo perché io personalmente sono contro tutte le proteste che minacciano, ovviamente danneggiano persone e cose, però francamente che anche queste cose che succedono siano viste soltanto in termini di ordine pubblico mi sembra una, una grandissima ipocrisia. Ecco, mi sono venute in mente queste due scene, Piero Angela che ne parla 50 anni fa e adesso questi ragazzi che hanno 20 anni, anche meno di 20 anni in preda a quest'ansia terza scena che ti lancio e poi uniscile tu come vuoi <ride> non era mai successo fino a qualche anno fa forse con l'eccezione di Amitav Ghosh che aveva scritto Cecità e quindi aveva raccontato la nostra incapacità di immaginare quello che sta accadendo non era mai successo che i più grandi scrittori di oggi da Jonathan Franzen a Jonathan Safran Four a vabbè McEwan l'aveva già, già fatto eh, si cimentino con il tema ambientale eh, oppure andatevi a vedere al cinema Siccità di Paolo Virzì, che è appena uscito, che si immagina una Roma dove non piove da tre anni e con la sua arte dell'intreccio tra le relazioni, tra le persone. Si immagina che i romani, dopo tre anni che non piove, comunque trovano una loro normalità e, e, e vivono in, un, in una città dove non piove più e il tevere eh, è una striscia di sabbia che attraversa, che attraversa la città. E succedono cose tipo: non so, che bere un bicchiere di acqua minerale diventa come bere un bicchiere di vino di altissima gamma, e, e, e insomma, guardatelo perché è molto divertente. Eh, forse non so se ti ho dato tre spunti per spiegarci perché le humanities sono importanti per parlare di crisi ambientale. E benvenuto anche a te. Insomma. Grazie, grazie, buonasera, sono felicissimo di essere qui. Eh, gli spunti sono molto suggestivi. Eh, parto da una. Uh, bella discussione che ho avuto con le mie studentesse e i miei studenti di Environmental Humanities proprio due giorni fa, e si discuteva proprio del lancio di varie zuppe, salse e altri materiali contro i quadri. E uno di loro mi ha detto: Ci hanno gettato addosso così tanto e adesso si scandalizzano in termini di una salsa di pomodoro che viene buttata contro, contro uh, Monet. Um, gauche. Per me è stato proprio l'incontro con uno scrittore che conoscevo e studiavo da molti anni, Amitav Ghosh, che ha scritto questo libro fondamentale, La grande cecità, che in inglese si intitola in realtà La grande pazzia, quindi pazzia e cecità vengono coniugati, eh, che da grande romanziere si dice perché la letteratura ha fallito, secondo lui, nel dar conto della crisi climatica. Eppure, vista da un altro punto di vista, nell'interessantissimo segmento prima di questo, uh, due eh, esemi scienziati hanno fatto riferimento a un articolo che si chiamava Endgame, Climate Endgame, finale di partita del clima che andrò sicuramente a leggere, in cui dice: eh, la scienza ha, uh, si interroga su quali sono i gli scenari più estremi, eh, catastrofici, non quelli più probabili, ma più quelli catastrofici. E l'umanista reagisce dicendo: Ma qua gli scrittori ci hanno arrivati molto prima, nel senso che eh, l'immaginario, gli scrittori che non hanno nessun confine se non quello del genere, hanno già esplorato attraverso o la fantascienza o la eh, narrativa apocalittica post-apocalittica, per l'appunto tutta una serie di mondi futuri alternativi e, e, e terribili. E, Provo a metterci dentro Piero Angela perché io come tantissimi italiani sono cresciuto, mi sono nutrito con Piero Angela e sono il classico umanista che per mestiere leggeva cose solo umanistiche e poi si faceva la propria cultura scientifica attraverso Piero Angela. Ma in un certo senso sono cresciuto proprio con lo stesso dilemma che sta affrontando mio figlio tredicenne in questi giorni che essendo in terza media sta facendo gli incontri di orientamento. Eh, sulla scelta del liceo e ancora adesso di fatto lo stanno instradando da una parte che sarà più classica e dall'altra parte eh, più scientifica, cioè fin dal, eh, da una tenerissima età la nostra cultura è ancora impostata su quest'idea che ci siano di fatto le famose due culture, una cultura scientifica e una cultura umanistica. Ecco, questo eh, approccio tradizionale è assolutamente inadeguato ad affrontare questa crisi planetaria che poi provoca l'ansia, la, uh, l'ecoansia di cui uh, si parlava. Io penso che l'ecoansia sia davvero, o in generale, tutto l'aspetto delle emozioni rispetto al clima sia centrale e sia anche un punto di incontro tra i vari discorsi che abbiamo fatto. E lì penso che uh, le uh, varie arti, le discipline umanistiche, io adesso parlerò, mi scuserete se parlo più di letteratura, perché per l'appunto è il mio settore, um, la letteratura... Abbia in questo caso un contributo duplice. Cioè, dall'altro, da un lato, può essere uno strumento della diagnosi più spietata di quello che sta succedendo, è già successo, può succedere, può succedere e dall'altro ha una grande potere di consolazione. Cioè, noi attraverso la letteratura possiamo guardare in faccia le più terribili tragedie del passato. E prepararci in qualche modo a quelle del futuro. Hai avuto la, la, la bontà di ricordare che io mi occupo di Shakespeare, il teatro poi forse ancora di più in un certo senso, eh, il romanzo che è la grande forma di Amitav Ghosh lo leggiamo da soli, lo leggiamo poi magari ne possiamo discutere ma l'incontro con la prosa e anche con la poesia di solito è un atto più privato, il teatro per esempio è qualcosa che ci coinvolge e io negli ultimi anni ho fatto dei, dei corsi che mi hanno dato grandissima eh, soddisfazione, ma mi hanno insegnato molto proprio parlando di Shakespeare e l'antropocene, di Shakespeare e il cambiamento climatico, che non è una cosa che uno normalmente mette in, in, in relazione, ma anche mettendo da parte il fatto che, che Shakespeare ha scritto durante quella che gli scienziati appunto chiamano la piccola era glaciale, in realtà, siccome era un grande genio, all'interno e attraverso Shakespeare si può parlare di tutta una serie di temi legati. Alla condizione climatica che viviamo. Da quest'ultima cosa che tenta di connettere queste, queste cose, ehm, ricordo io ho un carissimo amico, che in realtà è un cugino, che appunto io studiavo letteratura, lui studiava fisica, e allora avevamo sempre questo bel rapporto dialettico. E, 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 e un giorno siamo andati nel famosissimo cimitero parigino di La Père Lachaise. E, e credo erano tutti e due sono i famosi cimiteri e a un certo punto a lui si offendeva molto perché sulla tomba di Baudelaire c'erano tutte le rose c'era la tomba di Oscar Wilde la tomba di tutti questi grandi di Proust naturalmente e poi a un certo punto lui si è illuminato perché c'era la tomba adesso di un famosissimo scienziato, il cui nome perfino mi sfugge, che aveva inventato il barometro e lui era. Giusto, mi diceva: Ma perché tutti vanno da Baudelaire e nessuno va da Regnier, forse? Dice che dovrebbe avere tutta questa grande eh, attenzione. Ecco, allora, l'Environmental humanities, per anticipare un tema che poi affronteremo, credo, più nel dettaglio, è proprio un tentativo applicato di rompere queste barriere che sono un ostacolo davvero a capire, e ad affrontare. La crisi uh, climatica che stiamo vivendo, non eh credo che, ho fatto così, anch'io un po' di scene più che di e eccellente, sì, sì. E, tra l'altro Book City ogni libro ne chiama un altro. Quindi, visto che citavi Amitav Ghosh vi consiglio tantissimo l'ultimissimo libro di Amitav Ghosh l abbiamo avuto anche ospite recentemente a Padova, che è una storia del, diciamo, del colonialismo e delle devastazioni ambientali letta attraverso la storia della noce moscata. In Indonesia. È una storia bellissima perché è un modo di guardare a un problema globale attraverso una storia specifica di poche isole in Malesia. Bellissimo, leggetelo. Amitav Ghosh, il titolo esatto non mi ricordo, ma se fate Amitav Ghosh. La, la, maledizione, la maledizione della, della noce del moscata. moscata ehm. È diventata la tradizione. La maledizione della noce moscata. Leggetelo. Prima di arrivare al, al tema, diciamo, delle Humanities. Mi, quello che dicevi mi faceva in mente una, una questione che, sulla quale mi, ci siamo interrogati un po' tutti in questo periodo, sono molto curioso di sapere come la vedi tu. Durante la pandemia, La peste di Camus è schizzata in cima alle classifiche come primo libro di eh, come book. Eh, siamo andati tutti a rileggere Tucidide, il, fin, il finale del Della Runatura, Manzoni, naturalmente Camus. In quel caso, lì la letteratura, secondo te, che ruolo ha avuto di consolazione oppure anche di farci vedere che forse nelle reazioni umane a quell'evento che era già successo, in fondo c'è uno schema comune, l'incertezza iniziale, il richiamarsi a una punizione divina e poi il trovare un capo espiatorio. E poi, come dice Camillo, alla fine della peste, e questo vale per quello che sta succedendo adesso il voler rimuovere, dimenticare prima possibile quello che è successo in modo da caderci dentro un'altra volta? Allora, io credo che sia necessario non dare una, una risposta univoca perché il bello della letteratura, quella che conta davvero, è proprio che non contiene mai un messaggio eh, come a volte, ahimè, ci insegnavano a scuola, ma la letteratura è un punto di incontro, un punto di dibattito, un punto di analisi che, a cui poi noi possiamo rispondere in maniera molto soggettiva. Mm. È molto individuale, ma che è eh, qualcosa di, di comune. Io credo che ci fosse anche molto bisogno di trovare un terreno comune anche sul piano culturale. Leggere tutti lo stesso libro, ritrovarci eh, nelle stesse o scoprire delle narrazioni che alla luce dei nuovi fatti si eh, riattualizzano. Eh, questo è un altro grande potere che ha il testo letterario, e cioè che non è mai uguale a se stesso. È che la storia lo cambia, la condizione lo cambia. E quindi, eh, appunto, uno può prendere I Promessi Sposi e improvvisamente diventa un romanzo pandemico eh, eh, quando prima era qualcos'altro, può essere un romanzo coloniale quando prima era qualcos'altro, senza mai esaurire i, i propri eh, significati precedenti. Eh, come dicevo, ehm, eh, con Shakespeare questa cosa funziona all'ennesima all potenza. Io penso molto, appunto, ci sia un potere di consolazione, però non vorrei neanche insistere troppo su quello perché. Alla fine io penso che la cosa importante sia che noi agiamo, che noi trasformiamo il nostro modo di vivere e quindi che la letteratura non sia semplicemente una forma di fuga, evasione o ripiego, ma sia proprio un modo di stimolarci a cambiare il nostro immaginario, che è la parola forse più sfuggente, più delicata, ma su cui poi in certo senso dobbiamo tutti intervenire. In questo eh, Anch'io voglio <ride> sottolineare l'importanza di autori come Amitav Ghosh, che usando tantissimi strumenti letterari, il saggio, eh, il saggio eh, più accademico, il saggio meno accademico, la, la maledizione della noce moscata, è straordinario: proprio che parte da qualcosa che per noi è un piccolo oggetto che grattiamo in cucina oppure che è già in polvere, e si apre un mondo spietatissimo che ci invita a capire come siamo arrivati fino a qua anche attraverso la storia dell'imperialismo. Esatto. E, tra, e poi c'è anche libro, chiama libro, eh, c'era anche un esperimento ancora diverso, se vuoi, che è il, il Jonathan Safran Foer che in Possiamo salvare il mondo prima di cena invece fa tutto un lavoro con un'equipe di autori, raccoglie dati scientifici e poi con una capacità anche di metafora straordinaria ci racconta... In questo caso, come il cambiamento delle nostre abitudini alimentari può essere di sollievo straordinario rispetto appunto al, all'impatto ambientale. Quindi ancora un, anche lì è un po' no, a cavallo tra il dato scientifico, la narrazione, eh, la sua capacità di fare metafore con l'Europa attaccata dal nazismo. Eh, straordinario. Però volevo chiederti, ehm, cosa sono esattamente le Environmental Humanities e eh, i, I vostri studenti a, a Venezia cosa studiano facendo ah, no. Environmental Humanities? E poi volevo chiederti se è soltanto un progetto formativo, di didattica, o se c'è anche un aspetto di ricerca e di, di terza missione. Allora, Environmental Humanities è una definizione ovviamente inglese, il nostro è una laurea magistrale, quindi una laurea di secondo livello, tutta in inglese, ma l'Enciclopedia Treccani ha da poco in certo senso canonizzato una traduzione in scienze umane per l'ambiente, che è stata uh, coniata o comunque in qualche modo accettata, sancita da Serenella Iovino e Marco Armiero, che sono forse i due più importanti esponenti italiani di questo di questa, e qui momento di esitazione, area disciplinare, environmental humanity non esiste come disciplina, uno diciamo, degli sforzi e degli esperimenti, ti ringrazio di aver usato la parola esperimento, è che noi siamo tutti entrati in questa nuova avventura eh, senza avere neanche un codice di riferimento no, l'Accademia Italiana ognuno di noi ha un piccolo codice eh, non so quale sia il, qual è il tuo codice MFIL02 MFIL02, ecco, c'è cioè la FIL, io sono LLIN10 ecco è tutta una cosa e quando si cerca di e forzare e siamo due mondi completamente separati e siamo separati due mondi guai. allora la grande avventura dell'environmental humanity è stata come faccio io a creare una laurea in cui uno studente studia nella stessa laurea, fa un esame di filosofia e un esame di oceaneografia e un esame di storia delle religioni? Sulla carta sembra un po' una follia, sembra una forzatura e sembra anche in qualche modo un rischio perché è facile dire voi fate un po' di tutto e... Non abbastanza di niente. Noi non produciamo oceanografi, non produciamo filosofi, non produciamo letterati e ci rivolgiamo a degli studenti che sono laureati in tutte queste cose. Cioè noi abbiamo degli studenti di biologia che si iscrivono e devono sudare per fare degli esami di più di filosofia, perché magari l'hanno fatta più o meno bene al liceo, e degli studenti di storia che stanno facendo degli esami di chimica ambientale. La sfida è proprio quella di eh, capire che per affrontare la questione ambientale non si può avere delle conoscenze settoriali, o meglio, gli esperti devono continuare a fare gli esperti perché naturalmente mancherebbe che avessimo dei climatologi che sanno fare i modelli così così, ma hanno letto Proust e bastano. Ma noi abbiamo bisogno di figure, chiamiamole in qualche modo intermedie, però l'obiettivo finale è proprio molto ambizioso ed è quello della proprio riconfigurazione del sapere. Noi sappiamo che adesso le discipline, le lauree che si possono conseguire normalmente all'università ci sembrano quelle che ci sono sempre state, uno si laurea in medicina, in legge, in lingue, però se andiamo indietro nel tempo ovviamente una volta c'era il trivium e il quadrivium e la laurea più importante era teologia e quindi i saperi continuano a, a, ad evolvere. Allora, diciamo, la, la, la sfida è stata quella di prendere un paradigma che esisteva già all'estero. Gli environmental humanities nascono nel mondo anglofono, ci sono negli Stati Uniti, ci sono in Canada, ci sono a Singapore, ci sono più in Asia, ci sono in, in alcuni luoghi. E lì, di solito, nascono come una costola delle, della letteratura, degli studi letterari, in particolare... Di stampo americano, perché l'America, gli Stati Uniti d'America hanno questa grande tradizione di scritti e di scrittori sulla natura e quindi lì c'era questa idea che la letteratura si era occupata molto più della natura eh, di quanto altre letterature non abbiano, non abbiano fatto. La nostra sfida a Ca' Foscari, alla nostra università a Venezia, è stata quella di uh, andare a vedere tutti gli studiosi che si occupavano di clima o di ambiente nelle varie sedi, era proprio come io andavo a bussare, scusate c'è qualcuno qui che si occupa di clima e, ed è stato poi come una specie di incontro antropologico perché quelli del dipartimento di chimica non avevano mai incontrato quelli del dipartimento di letteratura, ah ma voi insegnate tre volte la settimana, ma voi pagate per fare i saggi e voi no, è stato proprio anche illuminante per me perché noi viviamo in un mondo che a volte è anche un po' come dire si presta a delle facili caricature, ma appunto In cui la specializzazione è fortissima. Io mi ricordo un bellissimo libro su. Mi inchino all'esperto. Darwin che diceva: Ai tempi, uno poteva, una persona di, di cultura poteva leggere Darwin perché il suo linguaggio era il linguaggio della cultura generale. Adesso, eh, se io provassi a leggere un libro di biologia, farei una. una, una no, non ci riuscirei, punto e basta. Quindi, ho bisogno dei grandi, dei grandi eh, divulgatori. E quindi abbiamo messo insieme un corso di laurea in cui gli studenti fanno un numero limitato di corsi obbligatori, antropologia, chimica ambientale, ecologia, eh, introduzione all'environmental humanity, giusto per dargli un po' una cornice, e poi possono scegliere se specializzarsi più verso la filosofia della scienza, oppure più verso la storia ambientale, che è un altro aspetto molto interessante, oppure eh, verso... Eh, Questioni più, più letterarie. Eh, mi viene facile una battuta. Da noi il vantaggio è stato di non essere in un'università molto grande come Padova, dove noi non abbiamo fisica, non abbiamo medicina, perché se io penso i nostri amici eh, vicini di Padova mettessero su Environmentali Umani, sarebbe una macchina da guerra straordinaria, <ride> perché la quantità di saperi che si potrebbero combinare. Noi avevamo e abbiamo la prima laurea italiana in scienze ambientali, nata con grandi pregiudizi contrari, cosa è queste scienze ambientali 30 anni fa e quindi abbiamo messo insieme gli scienziati ambientali, gli umanisti e ultima cosa in questa diciamo, prima panoramica anche gli studiosi di culture non europee. Eh, una delle fiori all'occhiello che ci invidiano anche in posti dove per esempio in Scandinavia dove l'environmental humanities o in Germania sono molto avanzate è che noi facciamo anche dei, offriamo dei corsi sulle visioni ecologiche della natura in India, in Cina, in Giappone. Perché la natura non è un concetto solo naturale, solo scientifico, è anche una visione del mondo, è un concetto culturale e quindi avere una visione comparata è fondamentale. Siamo partiti tre anni fa. In piena pandemia, anche questo va detto in un certo senso quasi una specie di grande ironia della sorte, perché se c'è qualcosa che ha dimostrato che appunto la questione ambientale era globale e trasversale, è stata proprio la, la, la pandemia. E eh, la cosa che mi dà grandissima speranza, grandissima energia, è che abbiamo messo insieme una comunità di studenti che sì, certamente condivide molto delle ansie di cui si parlava, ma anche una motivazione fortissima. Noi reclutiamo sulla base di lettere di motivazione oltre a un classico curriculum. E vedo che questa generazione di studentesse e di studenti che iniziano adesso hanno una consapevolezza decisamente eh, superiore a, a, a quelli, diciamo, delle generazioni precedenti e vogliono cambiare le cose. E mh, insomma, mettendo insieme questo curriculum, vediamo cosa succede. Insomma, magari fra qualche. Anno ci rivediamo e facciamo un bilancio, ma intanto noi siamo davvero entusiasti. Eh sì, molto innovativo. Però mi, eh, mi stai vicino adesso a tre anni, quindi vuol dire che i primi studenti sono già laureati, sono usciti, state già co vedendo cosa fanno, poi cosa succede dopo, cioè spendono questa competenza unendola ad altre, ad arricchendo altre competenze. Adesso, poi, tanto ci sarà anche la possibilità di fare le seconde, le doppie lauree, quindi. Sì, sì esatto. Co sì, sì. Co ecco, cosa vi aspettate? Ah, ecco, allora. Eh, cioè una, se questa domanda non fosse su un palco di una manifestazione, <ride> ma fosse all'interno di una sede universitaria, mi verrebbero. perché a cosa serve questa laurea? No, allora, allora eh, i nostri laureati sono proprio. Oh, <ride> stanno finendo in, questo, in, in, questi proprio, in queste sessioni, abbiamo, mm. uh, stiamo sfornando le, i primi laureati. Noi gli diciamo fin dall'inizio che ci sono una serie di professioni potenziali, il mediatore ambientale, il comunicatore ambientale, l'organizzatore di eventi, però eh, proprio, e quella sia la mia solida preparazione eh, eh, umanista, io dico sempre, quando l'università rispetto alle materie umanistiche ha provato a dare dei profili professionali eh, così, Molto determinati, ha sempre fallito perché il mercato del lavoro e il mondo è sempre più veloce da quel punto di vista. Io ho tre sorelle che si sono, tra l'altro uh, due delle quali sono laureate a Milano in, in filosofia e fanno felicemente dei mestieri che non esistevano quando si sono uh, laureate. Perché appunto il mondo va avanti. E la scommessa, la sfida, forse la paura, è che in qualsiasi istituzione nei prossimi anni la dimensione ambientale diventerà centrale e non sarà solo una questione fondamentale di decidere eh, come organizzare le proprie risorse energetiche, eh, dove riciclare la plastica, tutte questioni fondamentali, ma sarà proprio un modo di organizzare la nostra visione del mondo. Vi do un esempio molto pratico. Un altro dei motivi per cui noi siamo molto, diciamo, fortunati è che Venezia credo sia la città Oltre ovviamente a tutti gli aspetti climatici di cui poi possiamo parlare, che ha la, uh, nel bene e nel male il rapporto più alto musei per abitante. Noi stiamo perdendo abitanti e, e guadagnando musei. No? Ogni anno vanno via mille abitanti e apre un museo, quindi fra poco saremo quasi uno a uno. Però è un patrimonio straordinario. Allora, una delle cose, secondo me, deve cambiare radicalmente, è che bisogna smettere di parlare del museo di arte come il posto in cui solo buttano la zuppa addosso a una settimana Kandinsky, e, infatti con gli studenti si diceva fra tre settimane al quarto imbrattamento la gente sarà assuefatta che questo è uno dei grandi diciamo, problemi. L'antropocene, la sfida climatica, non va affrontata solo o principalmente nei musei di scienza, va affrontata in tutte le sedi della cultura. Noi non possiamo più permetterci di pensare come direbbe Gosch, alla sede della cultura è un luogo in cui noi possiamo andare a consolarci con un'esperienza estetica fine a se stessa, perché in quello sì i ragazzi hanno ragione. Fra un po' di anni, ma non ci saranno più le condizioni per avere Kandinsky o Manet o Goya a disposizione, cioè proprio le condizioni della fruizione della cultura cambieranno e quindi perché invece non in certo senso anticipare quel momento e cominciare a cercare dei percorsi ambientali, ecologici, nei musei di storia dell'arte, nei musei di pittura, nei musei, non solo di arte contemporanea, l'arte contemporanea in questo momento sta rispondendo in maniera veramente eccezionale a, a molte delle tematiche eh, eh, di cui si, si parla eh, qui, eh, ma la cosa che mi affascina di più, proprio perché io poi studio anche... Il 500, il 600, a me interessa di più come costruire un percorso ecologico alle gallerie dell'accademia dove ci sono Tiziano, Tintoretto e Veronese, più che da un'altra parte. È uno sforzo, è uno sforzo interpretativo, però se si guardano. Diciamo, il nostro patrimonio culturale eh, condiviso, si scopre che appunto già lì ci sono tantissimi segni e, e, e percorsi e idee che ci parlano del nostro rapporto con la natura e con il pianeta. Eh, hai citato Venezia? Eh, avete appena pubblicato un libro che nasce, immagino, dentro questo, il contesto di questo progetto, che è appunto Venezia nell'antropocene Venezia nell in, cosa, in cosa consiste? E se, immagino non sia la solita questione di Venezia che sta per essere sommersa. Cioè. No, no, esatto. Anzi, se posso faccio un po' di... Un altro libro, vedi, un sacco Un altro libro, di libro libri. chiama libro. Venezia e l'antropocene, una guida ecocritica, pubblicato da una casa editrice che si chiama Wetlands, che si occupa proprio di rapporto tra Venezia e, 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 e l'ambiente e non solo. Allora, tanto eh, ribadisco l'ovvio, cioè... Che Environmental Humanities sia nata a Venezia non è solo la questione delle grandi competenze scientifiche dei, delle mie colleghe e dei miei colleghi, ma anche perché è una città simbolo dell'innalzamento uh, del dei mari, del, del rischio. rischio, è una città fragile, è una città in cui il cambiamento climatico, in un certo senso, lo viviamo perché l'acqua alta, noi siamo nati, ho eh, detto, è quasi se, come dire, una specie di punizione divina che noi, quando abbiamo formato, fondato la Laura Environmental Humanity, nel giro di tre mesi abbiamo avuto l'acqua alta più alta dal 1966, un'esplosione in una fabbrica di Marghera e quindi una nube tossica e poi la pandemia. Era come se avessimo il peggior o il miglior spot pubblicitario. Però è vero che è come dire, il, il meglio e il peggio del disastro e della condizione climatica sono concentrati in una città di cui... Del bene e del male, il, il mondo parla continuamente. Io mi sento sempre in colpa perché dico: è possibile che eh, quando c'è una qualta eccezionale, noi finiamo sulla CNN, eh, la pandemia a Venezia sulla CNN. E quando ci sono milioni di persone che perdono la casa in Pakistan è una cosa che passa forse come quinta notizia. Però Siccome questo è un fatto e siccome Venezia è una città speciale ed è una icona internazionale, bisogna farsi carico di questa responsabilità. Allora, eh, appunto, noi abbiamo detto: Venezia, città laboratorio, Venezia, macchina per pensare, una bellissima definizione data da Salvatore Settis, che è richiamata in questa guida. Venezia che eh, ci anche a misura di essere umano molto piccola, molto raccolta, dove si, ci sono forme di interazione che ci permettono un rapporto anche con l'ambiente naturale, che da altre parti non è facile, e un rapporto con l'acqua molto intimo, per cui c'è l'acqua che viene su, che è una minaccia, ma anche l'acqua che ci dà vita, che ci connette e che riflette la bellezza di tutta l'architettura. Allora, un'altra facile battuta è che noi abbiamo voluto fare una guida e una guida che, come è scritto in maniera molto chiara, si può usare sia se uno si va a fare una gita a Venezia, eh, sia che voglia comodamente starsene seduto in poltrona a leggere, che forse è la prima guida che non cerca di dimostrare che Venezia è bella, anzi è piena di brutture e di aspetti meno piacevoli della città, ma che ha anche un po' l'ambizione di eh, provare a immaginare come una città, qualsiasi città, sarebbe bellissimo fare Milano e, e l'Antropocene, no? possa essere riraccontata dal punto di vista dei vari temi che eh, eh, convergono in questa parola talismanica antropocene, eh, che al di là della sua valenza scientifica, è appunto un punto di raccordo che rappresenta questa era in cui siamo diventati degli eh, esseri degli agenti geologici capaci di cambiare, cambiare eh, il clima. Quindi ehm, noi abbiamo fatto ehm, un, uh, un evento che si chiamava il campus dell'antropocene, insieme al Max Planck Institute, di, 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 questo grande istituto tedesco di ricerca, e abbiamo messo insieme studiosi, scienziati, attivisti, artisti. Quindi già quello è un atto di per sé significativo, cioè se si affronta questo aspetto... Non, lo si non si affronta facendo il convegno degli scienziati e il raduno degli artisti, ma si mettono insieme queste comunità e si vede che cosa, che cosa succede. E alla fine di otto giorni di intenso lavoro è emersa quest'idea di raccontare la città eh, attraverso tante voci. Questa è un, una guida a tantissime voci, fatta di schede di 3-4 pagine con un'immagine significativa che racconta... Tantissime cose, sia cose più tradizionali, la laguna di Venezia, i pescatori, l'acqua alta, ma anche cose meno note. Per esempio, se uno pensa a Venezia, quali sono gli elementi che compongono Venezia? L'acqua e la pietra, le pietre di Venezia, il titolo di un famoso libro di, di John Ruskin. Venezia è fatta di legno, ha forse la più grande foresta urbana che ci sia, semplicemente è tutta sommersa. Tutta Venezia poggia su una selva rovesciata di milioni e milioni di alberi che vengono poi catalogati. Allora, io che sono nato, ho avuto l'avventura la, cioè, di nascere e di crescere a Venezia, non mi ero mai posto il problema di che alberi io avessi sotto la mia, i miei piedi, questi alberi che eh, conficcati nella melma poi si eh, pietrificano e quindi sono sia solidi che elastici. Per cui a Venezia tra tutte le varie catastrofi, il terremoto invece ci viene risparmiato perché noi dondoliamo attraverso i secoli. E, e poi c'è il legno delle barche, il legno delle gondole, il, e da dove viene questo legno, da dove viene questa... Quindi per esempio c'è un grande aspetto alla materialità delle cose. Uno dei temi centrali dell'environmental humanities è di recuperare proprio un aspetto della materialità. Io faccio un bellissimo giro col mio collega, Chimico, e facciamo questa passeggiata per Venezia e lui dice: Ecco, questa pietra è fatta di questo, e io racconto le storie. E, ed è un esempio. Così come ci sono dei capitoli sul baccalà. Non so, il baccalà, che è una questa stranissima cosa, per cui il piatto più veneto o più brutto, viene dalle isole Lofoten in, in, e dove viene pescato e dove l'innalzamento della temperatura dei mari può mandare a scatafascio quanto prima un'industria eh, che eh, poi appunto ci troviamo eh, sulla, nelle nostre cucine. Eh. Quindi ci sono tantissimi spunti, compreso il fatto che nel fatidico anno 1917, siccome Venezia era così antica e così indietro coi tempi, si decise di costruire Marghera, quindi il più grande polo chimico-industriale d'Europa, con effetti diciamo catastrofici eh, in termini di inquinamento. E questo è l'altro aspetto che rende Venezia così particolare. Uno dei saggi di questo libro è scritto da un collega di Houston, della Rice University, che ha scritto un bellissimo capitolo sui gabbiani, perché c'è anche il tema degli animali, il rapporto con gli animali è fondamentale per parlare no, di, della nostra condizione. Dice, questi gabbiani che sono diventati, ve lo dico se andate a Venezia, attenzione, non mangiate nulla in pubblico perché arriva il gabbiano, vi ghermisce. E lui ragiona proprio sul fatto che... John Ruskin parlava delle colombe di Venezia, poi sono arrivati i piccioni dei turisti, adesso il gabbiano che lotta per il cibo diventa una sorta di premonizione di quello che potrebbe essere il futuro della lotta per le risorse eh, naturali. Ma il motivo per cui mi veniva anche in mente questo è che il collega di Houston in una prima conversazione dice... Eh, anche lui è uno studioso di Shakespeare e dell'Antropocene, mi dice: Mi piacerebbe fare una collaborazione con te, ma Houston e Venezia, cosa vuoi che, che abbiamo in comune? Cioè, Houston è una città petrolifera, se abbiamo un polo industriale, io ho detto: eh, caro, Joe, caro Joe, anche noi, solo che tu non la vedi perché nel mondo si vede sempre Piazza San Marco e Palazzo Ducale, non si vedono le fabbriche che sono a 10 minuti. Quindi in questo luogo, in questa laguna. Così limitata c'è veramente il meglio e il peggio, e quindi è un punto di osservazione privilegiatissimo della nostra condizione: un microcosmo, un microcosmo. dell'antropocene. Infatti, Tanto, i gabbiani: non solo state attenti, ma non trattateli male perché riconoscono le persone, quindi si vendicano. <ride> Anche se poi voi andate a passeggiare, lo sanno chi siete e si vendicano, non dico come, ma cioè, ah, okay. si vendicano. Quindi se gli mostro una fotografia di alcuni colleghi che sono Puoi ostili all'environment, esatto, humanities, potrebbero... Ma devi spiegargli che ti hanno trattati male. Sì, no, sì. citavi prima la storia ambientale, sì. eh, che penso sia un tema, è una patente disciplina bellissima, ma è fondamentale perché dà quella profondità storica per capire come siamo arrivati fin qui... In che modo? Non abbiamo parlato tutto il pomeriggio di proiezioni. Certo. L'antropocene, per esempio, non l'abbiamo ancora formalizzato, però non sappiamo quando farlo cominciare. Cioè gli evoluzionisti come me che pensano che andrebbe fatto cominciare con l'Olocene quindi uh -huh. eh, 11.700 anni fa, altri che dicono no, facciamolo cominciare con la, con la rivoluzione industriale. La decisione probabilmente sarà invece a maggioranza eh, tristissima di farlo cominciare nel 1945 con l'esplosione delle bombe atomiche quindi, perché i geologi hanno bisogno di un punto preciso un per eh cui anche flash. tra 10 milioni di anni uno potrà vedere esattamente il punto in cui è cominciata l'era appunto della, 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 la, 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 di Homo sapiens come forza geologica com'è che fate storia ambientale cosa ne pensi di questo aspetto diciamo? perché il rischio molto forte che c'è anche in questo periodo è di continuare a vedere tutto ciò di cui discutiamo oggi pomeriggio sempre soltanto sulla superficie cioè l'emergenza, <sussurro> il disastro Uh, aiuto dovevamo prevederlo, uh, tutte le volte fingiamo di sorprenderci di qualcosa che accade. E invece no, siamo dentro una dinamica profonda. No? Assolutamente. Allora, la storia ambientale è una disciplina per noi fondamentale, che, grazie sempre alla, alla competenza de, de, delle nostre colleghe, si, si, si concentra proprio sulla storia industriale, sulla storia di Marghera. Adesso è da poco uscita per esempio un'interessantissima storia ambientale del fascismo, perché uno dei problemi è che noi siamo abituati a vedere l'ambiente come qualcosa che è lo sfondo delle cose e non invece un attore, una componente fondamentale. Tant'è che a me tocca sempre dire che Environmental Humanities... È un'etichetta molto innovativa, ma è anche un'etichetta molto fuorviante, perché in inglese environment, eh, ambiente, è quello che ti sta attorno ed è una definizione antropocentrica, cioè che mette l'essere umano al centro delle dinamiche della storia. Invece eh, i, i teorici della storia, della storiografia più recenti, dicono che questo è un altro problema. L'altro problema è che noi siamo abituati a pensare alla storia. Eh, <ride> separata prima di tutto dalla storia naturale e quindi proprio dalla storia dell'evoluzione. Per cui noi per esempio distinguiamo tra preistoria e storia. Perché quando inizia la storia, noi facciamo iniziare la storia con la scrittura, già discriminando le civiltà che non sono basate sulla scrittura, perdendo la memoria o la prospettiva appunto invece delle eh, modifiche e trasformazioni evoluzionistiche che ci aiuterebbero a spiegare molti dei fenomeni eh, eh, contemporanei. E, eh, e dobbiamo anche in certo senso fare questo sforzo enorme di cominciare, dice questo storico indiano che si chiama Dipesh Chakrabarti molto citato da Gosh, a cominciare a ripensarci come specie e quindi non come eh, una, un genere separato dalle altre specie eh, eh, non appunto l'essere umano separato dagli altri e soprattutto perché questa idea di essere umano che sta dentro anche la nostra modello di umanesimo di civiltà umanistica fondamentalmente è anche un modello molto eurocentrico e molto razzista, che non a caso si diceva, lo dicevo poco fa, noi diciamo storia preistoria, noi discendiamo dalle varie civiltà e tutte le civiltà che non hanno una scrittura è come se fossero in qualche modo eh, inferiori o primitive, portandoci dietro anche tutta una serie, un cascami di idee soprattutto ottocentesche. Quando nei musei vediamo l'evoluzione dell'essere umano la scimmia che poi si alza, alla fine è sempre di solito bianco e uomo, eh, perché è quella quello il nostro modello di essere umano. Con i capelli, umano. senza la pancetta. Esattamente, è il eh, eh, normo dotato, eh, così. un modello ideale che è insomma, classicamente l'uomo di Vitruvio che abbiamo dietro il nostro eh, eh, euro e che è questo meraviglioso disegno è conservato alle gallerie dell'Accademia Venezia, Leonardo faceva anche dei bellissimi disegni di, di, di creature ibride, no? e quindi ibridazione è davvero una parola chiave, una parola che ci deve servire rispetto all'ibridazione di culture, rispetto all'ibridazione dei saperi, stando poi attenti a non cadere nel tranello di pensare che l'ibridazione sia un fenomeno successivo a una precedente purezza di qualcosa, nulla era puro prima, a cominciare dalle presunte differenze razziali, io faccio proprio una parola terribile su cui facciamo anche lì delle riflessioni molto, molto forti. Quindi la storia ambientale vuol dire rimettere le questioni ecologiche al centro della riflessione storica e non pensare sempre che appunto, siano semplicemente uno sfondo su cui gli esseri umani hanno agito, ma invece sono una serie complessa di fenomeni per cui poi anche la storia coloniale, per esempio, o la storia del fascismo è anche storia di influenza dell'uomo sull'ambiente e di come si proiettano certi ideali, certi pregiudizi, certe ideologie sul, su, sull'ambiente. E anche la Venezia stessa in realtà è una creatura massimamente artificiale, basata su un intervento spesso radicale sull'ambiente con questa idea. Molto bella, se vogliamo, di grande equilibrio tra terra, tra terra e, e, e acqua. E, e quindi, insomma libro chiama libro, appunto, ci sono queste ottime storie ambientali, in particolare questa storia ambientale del fascismo. Che eh, ma giusto, questa come esempio mi incuriosisce molto. Quindi, per esempio, una storia ambientale del fascismo, e costruisci tutta la storia delle bonifiche, immagino. Le bonifiche, cioè, di come... come eh, no, di, de, no, delle famose, no, abbiamo costruito le strade in Africa, tutta questa, questa retorica, eh, in realtà, vuol dire intervenire in maniera molto massiccia sul... sul, sul eh, faccio un esempio che non c'entra con questo ma che io conosco per averlo diciamo, un po' studiato. E, e, quando si parla di Africa, no, per esempio abbiamo, l'Africa è un, un luogo su cui proiettiamo tantissime idee e, e pregiudizi. No? Uno dice, ah, eh, in Africa ci sono i villaggi perché noi abbiamo eh, le, le grandi città e, e a volte diciamo, per non apparire razzisti, diciamo oh, che bello, nei villaggi si vive più in contatto con la natura, più naturalmente, c'è cioè una vita primitiva. Ci sono dei luoghi dell'Africa in cui i villaggi non esistevano e sono stati creati dai colonialisti inglesi per controllare meglio le ribellioni dei eh, loro sudditi. C'erano delle comunità che vivevano in forme molto più estese di... Eh, eh, una, una casa qua, una casa là, e si muovevano continuamente e c'è stato proprio un fenomeno di villaggizzazione che a volte facendo scavare dei fossati attorno ai villaggi, proprio perché i guerriglieri, adesso sto pensando al caso del Kenya, che è quello che conosco meglio, Mau Mau, i cosiddetti Mau Mau, non potessero darsi a rifugiare e a fare la battaglia anticoloniale. E a distanza di pochi decenni tu vedi il villaggio e ti sembra che il villaggio sia lì da 3.000 anni e che l'Africa sia quel luogo romantico, esotico, dove si può riconquistare. Allora, la storia ambientale ci aiuta un po' anche a questo, no? a vedere come gli ambienti che noi cosiddetti, chiamiamo, naturali, sono in realtà ambienti artificiali e, eh, e che non esiste in fondo eh, un qualcosa di puramente eh, naturale, e anzi, se dovessi insomma, usare uno slogan per, per definire l'environmental humanities, è proprio quello che tutto ciò che noi siamo abituati a incasellare come o natura o cultura va completamente rimescolato. E, mi fa venire in mente qualche mese fa è uscito un, un, un articolo molto molto bello di un gruppo di ecologi con dentro Stuart Pim, Earl Early, sono grandi nomi dell'ecologia, e conteneva una frase molto provocatoria, diceva La natura vergine è un mito. Perché faceva vedere eh, proprio esattamente quello che stai dicendo tu, cioè due cose in particolare, che già, per esempio, in epoca neolitica, quindi stiamo parlando di dieci mille anni fa, l'80% e più del mondo era abitato da popolazioni umane. Eh, che è tantissimo, nel senso che la, la cosiddetta natura selvaggia era soltanto il 20% della superficie, quindi c'erano gruppi umani anche in contesti inimmaginabili per noi. E il secondo dato molto interessante è che ancora oggi i luoghi dove c'è più biodiversità, in termini di numero di animali e di piante, non sono i luoghi. Da sempre disabitati da esseri umani, ma sono i luoghi dove gli esseri umani hanno fatto una lunga manutenzione e una lunga coevoluzione con gli ecosistemi. Persino in Amazzonia, persino Amazzonia noi sappiamo che era antropizzata in un modo insospettato da, da tantissimo tempo, quindi è esattamente questa idea. Che poi ha, e quindi vengo alla domanda finale che volevo farti, che è più filosofica, se vuoi, cioè se le cose stanno così, forse rispetto anche ai dati che hai dato tu e che, che spiegavo io adesso, forse deve anche cambiare il nostro approccio ambientalista, nel senso che forse dobbiamo superare o comunque integrare quell'ambientalismo oppositivo che vedeva da una parte la natura pura, vergine, originaria e noi con la civiltà che la devastiamo. Questo è in parte vero, ovviamente resta vero, però forse l'ambientalismo del futuro deve anche difendere l'idea invece di una coevoluzione di un'interazione no? tra, tra noi e, eh, e questa natura eh, che spesso mettiamo con la N maiuscola. Questo, ti faccio questa osservazione perché volevo chiederti, il vostro lavoro implica anche un contributo a quello che adesso nella letteratura si chiama ambientalismo umanista, cioè un ambientalismo che utilizza i dati scientifici, che riflette ovviamente sulla necessità, ne abbiamo parlato tutto il pomeriggio, di salvaguardare la natura ma non tornando indietro, senza nostalgie romantiche a una natura primordiale che non è mai esistita, ma piuttosto ragionando in questi termini, cioè gli interessi della natura coincidono con gli interessi umani. E quindi essere ecologisti oggi significa affrontare un compito umanista per le future generazioni, no? un, fut una, un impegno a favore della specie umana, non noi contro la natura. Eh, non So, cosa pensi di questo dibattito che c'è adesso? Allora, è, è, un, è un punto naturalmente centrale, nevralgico, proprio perché il nostro immaginario è abitato da queste linee di faglia, per cui noi mettiamo da una parte ciò che è la natura, dall'altra parte ciò che è la cultura, ciò che è umano, ciò che è, è, è non umano. E per rispondere anche a una domanda che avevo lasciato in parte in evasa, eh, noi non siamo nati solo appunto come un, un programma di, eh, didattico, ma appunto alla base c'è una ricerca, noi abbiamo un centro di ricerca di Environmental Humanities che si chiama NISH, che si occupa in particolare di acqua, sempre proprio per motivi veneziani, eh, abbiamo um, una, una, un, uno storico dell'acqua per esempio, no? per integrare la mia risposta sulla storia ambientale, c'è un collega canadese che si è trasferito a Venezia, che fa un bellissimo analisi di tutta la storia dell'acqua, c'è questa battuta facile perché lui eh, ha molti ricercatori e uno si occupa di storia dei, delle terme e l'altro di storia delle fogne, allora tu pensi il giorno in cui no, doveva reclutare uno e l'altro, tutti e due, che dice ma io vorrei fare le terme, insomma. ma eh, per dire eh, come certi eh, temi di storia eh, che una volta uno avrebbe sentito come marginali, eh, ehm, Adesso sono in qualche modo uh, centrali. Eh, L'idea di questo ambientalismo uh, romantico, perché fondamentalmente è un ambientalismo romantico, in cui la natura viene prima separata, oggettivata, personificata e idealizzata, viene essenzialmente dal, dalla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, e poi si trasforma in vari modi in questo pensiero che fondamentalmente è pieno di buone intenzioni, ma che può fare grandi danni. Prima di tutto, perché appunto non esiste una natura incontaminata a cui, a cui, a cui tornare. E eh, se uno volesse essere provocatorio, la vera sfida sarebbe quella proprio di eliminare la categoria di ambientalismo proprio perché tutto diventa ambientalista, in cui tutti le nostre gesti culturali, le nostre pratiche dal mangiare, al leggere si portano con sé una consapevolezza profonda del nostro rapporto col mondo non umano. È uno sforzo enorme, è uno sforzo che... Richiederebbe, richiederà tantissimi decenni in contrasto un po' con l'emergenza e l'urgenza. Questa è anche un po' la nostra, devo dire, tensione. Molti delle studentesse e degli studenti dicono: ma noi vorremmo fare qualcosa domani. E invece, in certo senso, tocca, guarda, c'è bisogno di riflettere, c'è bisogno di meditare, c'è bisogno di decostruire quello che abbiamo ricevuto e di ripensarlo. Eh, un esempio che io faccio sempre. Tutti noi abbiamo studiato Leopardi allo stremo, eh, amandolo, non amandolo e eh, Tutte le volte abbiamo parlato di Leopardi. Leopardi è stato un grandissimo environmental humanist eh, eh, avant la Lettre, eh, ma quello che ho studiato io era che la natura era tutta una questione, diciamo, filosofica esistenziale e non la natura, l'ambiente. Cioè, eh, eh, e quindi, per esempio, andare a rivisitare. Questo è un esperimento che vi invito a fare. Pensate al vostro poeta preferito, al vostro libro preferito. E, Meglio ancora se non parla apparentemente di temi ecologici. Provate a rivisitarlo in questa, in questa chiave. Il rapporto col non umano, il rapporto con il mare, il rapporto con gli animali, il rapporto con, con il cibo. Quindi eh, io stesso sono arrivato a questo... Diciamo, a questa area disciplinare, a questa nuova prospettiva, avendo dei forti pregiudizi, lo dico in maniera molto esplicita. Proprio a me l'ambientalismo razionalmente mi interessava, mi interessava come posizione politica, ma pur essendo una persona che studiava letteratura sempre con una sorta di interesse politico, eh, sociale e attuale, sentivo qualcosa di molto distante. Io la vedevo molto come l'uomo solitario nella natura, mentre a me interessava invece. La, la polis, mentre l'ambiente è nella polis, l'ambiente è in questa stanza, l'ambiente non è solo in una foresta: l'ambiente è in qualsiasi luogo, l'ambiente è dietro di noi, tutte le, le, le varie batterie, microbi e quant'altro, ahimè l'abbiamo imparato no, in tutti questi, in questi sensi. Quindi, mentre da un lato noi, per esempio, siamo anche molto consapevoli del fatto che abbiamo moltissimo da imparare dai cosiddetti saperi indigeni, cioè ci sono dei saperi non occidentali che hanno. Molto da, da, da insegnarci su un rapporto diverso, su come noi ci relazioniamo alla natura. Allo stesso tempo, però, io dico sempre: attenzione a non idealizzarli e feticizzarli, eh, perché poi, eh, come, dire, come si diceva prima, anche in Amazzonia ci sono, voglio dire, eh, anche gli aborigeni bruciavano le foreste in, in Australia. La scala è cambiata, e quindi alla fine quello che conta davvero è ibridare secondo me i saperi e eh, stare molto attenti a non scivolare in forme di, per me diciamo, potenzialmente rischiose anche di relativismo culturale per cui poi ogni sapere ecologico è equivalente anche quando magari cozza con, con, con la scienza insomma. Ecco. Sì, sì, questa è una grande frontiera del dibattito futuro. Anche perché eh, li, li, i popoli nativi sono pieni di contraddizioni, anche eh, loro. Certo, sì, e, sì, ma... E, 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 una volta un capo shuar in Amazzonia mi disse, noi non siamo contro il progresso, non ci piace il vostro tipo di progresso. Certo, sì, sì, <ride> non sì, vorremmo sì, fare sì. un altro. Allora, sono passati 55 minuti, vi ho convinto che un grande esperto di Shakespeare può parlare di ambiente? <ride> sì o no? <ride> sì, mi, mi sembrano abbastanza convinti. Volete tormentarlo voi in 5 minuti? Avete domande impellenti che volete fargli? Abbiamo davvero 5 minuti di... Di streaming, c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? O vuoi iscriversi a Environmental Humanities? Tutti, quals, qu praticamente qualsiasi laurea triennale <ride> o un certo numero di crediti. Ecco c'è il nostro. Aspetti, aspetti un secondo, ah. aspetti. perché c'è lo streaming, devi aspettare. Il... Ecco, arriva il microfono. Grazie, grazie. Sì, mi fa un esempio di Shakespeare e ambiente, eh, problemi ambientali, uno eh sì, sì, no, eh, bellissima, bellissima domanda. Allora, eh, faccio eh, allora, un, un esempio, ne faccio due, uno grande e uno piccolo. Allora, quello grande è un caso, diciamo, più proprio classico, cioè La tempesta di Shakespeare, che è proprio una, una storia che ha come tema l'incontro tra un signore di Milano. Scacciato da Milano, finisce in un'isola e di fatto la colonizza, la sfrutta e schiavizza un signore che del luogo che ha tutto un sapere ecologico eh, che conosce la, e apprezza la biodiversità culturale del luogo, e, eh, e che vuole sbarazzarsi di questo mago e eh, eh, duca milanese che è stato. Allora, se io avessi. Sentito questa descrizione della tempesta vent'anni fa, quando ho cominciato a studiarla, avrei detto: Ma che questa c'è un bellissimo libro, Shakespeare, nostro contemporaneo, che eh, leggeva eh, appunto eh, Shakespeare in chiave politica. Allora, eh, quando ho cominciato a studiare io la tempesta, la si leggeva come una grande allegoria del colonialismo. Adesso è una perfetta allegoria del rapporto tra esseri umani, ecosistemi e interazione tra diversi ecosistemi. L'esempio più piccolo lo prendo da Amleto, che sembra il testo diciamo, più distante che uno possa pensare. Eppure Amleto è un fantastico dramma ecologico, perché ha due posizioni, semplifico naturalmente. Una è una eh, posizione ecofobica. Amleto è uno... Che ha una paura della natura terribile, sempre là che parla di decomposizione di vermi, di letti sudici, di liquami. Cioè lui proprio ha una specie di ribrezzo per la, la natura. La sua, ahimè, tristissima fidanzata Ofelia, che tutti ci ricordiamo galleggiare. Che muore, eppure è una, un personaggio che parla, non può parlare con Petre. Il linguaggio politico maschile di Amleto e di tutti gli abitanti della, della corte. Parla con i fiori, parla attraverso le piante, parla attraverso i vegetali. Anche là questo è un dettaglio noto, stranoto, rappresentato in un famosissimo quadro del suicidio di Ofelia. Però quando io lo leggevo dicevo: chi se ne frega dei fiori, non, non, non ho il pollice. Verde. Invece, se noi adesso lo rileggiamo come un modo diverso di rapportarsi al mondo e di capire come ci siano anche di diversi saperi ecologici. Improvvisamente noi possiamo rivedere. Dopodiché sta ai grandi registi e ai grandi attori dare corpo a queste idee, magari con delle nuove eh, rappresentazioni. Amleto ecofobico. A un certo punto, però, come vi ricordate, tira fuori il teschio di Yorick che era il giullare che lo intratteneva da giovane. E nel minuto e 41 secondi <ride> che ci mancano, racconto questa storia, secondo me, straordinaria. E cioè, c'era un grande compositore, musicista che chiamava Andrei Tchaikovsky. che è morto, ha lasciato il proprio corpo alla scienza per fare esperimenti. Però ha detto: però la mia testa, il mio cranio, voglio lasciarlo alla Royal Shakespeare Company perché venga utilizzato per amleto Allora, dopo varie vicissitudini, in effetti la Royal Shakespeare Company è riuscita a mettere in uh, scena Amleto usando il teschio di Andrei Tchaikovsky. E credo sia un messaggio meraviglioso perché in quel senso là Tchaikovsky ha detto il mio corpo non voglio che venga separato e mantenuto, uh, 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 trasformato in un oggetto di culto così, voglio che ritorni in una sorta di ciclo vitale in cui da un lato va a beneficio della scienza e dall'altro va a beneficio dell'arte. E quindi in un certo senso c'è anche un messaggio di, come dire, ricicliamoci. Quindi eh, eh, davvero dico, Amleto ci dice ricicliamoci a favore del mondo e dell'arte. Grazie ciao Bassi, grazie a tutti voi. Se avete ancora energia alle 20.30 presentiamo uno strano libro con il mondo sommerso, con eh, un Geografo e ci divertiamo con Nicola a discutere di mondo sommerso e di antropocene in un lontano futuro. Grazie a tutti, buona serata. Grazie.